Nuovo appuntamento con l'informazione del Camper News a cura della redazione di Camper Magazine dedicata al Salone del Camper. E a proposito di camper, ci troviamo nella fila di settore più importante d'Italia, seconda in Europa, dove negli ampi padiglioni di Fiere di Parma troviamo in esposizione tanti modelli di veicoli ricreazionali. Tra questi c'è appunto Cartago Brand Premium, che ancora oggi continua ad essere il sogno di tanti camperisti. Cartago è ormai diventato una consuetudine italiana e nelle fiere italiane. Cartago è il brand premium per eccellenza, è il sogno di tutti i camperisti italiani. Quest'anno abbiamo fatto piccolissime novità, c'è un aumento sempre più forte dell'introduzione del telaio Mercedes tra i nostri veicoli, che naturalmente è una normale e semplice evoluzione di un veicolo premium che va con un telaio premium. I modelli di punta sono i Liner Fortwo, che sono i veicoli premium, diciamo, quelli di altissima gamma, che comunque sono visitati e sono il sogno di molta gente. Le loro caratteristiche sono veramente interessanti. Poi i piccoli compact line, che sono dei veicoli larghi 2,12 m, che però hanno tutto quello che possono avere i veicoli grandi, solamente con un grande rispetto per i pesi, per poter essere guidati con una patente B. E poi i tourer, che sono ormai diventati la gamma più popolare, perché comunque tutti possono essere immatricolati entro i 35 quintali, e in questa gamma abbiamo inserito anche i Mercedes, che normalmente non c'erano. E poi non dimentichiamoci dei C, che sono diventati la gamma più bella di questo settore medio, per poi finire agli E-Line, che sono il top di gamma dei normali veicoli Cartago. C'è una piccola novità: abbiamo fatto anche i semi integrali nella gamma C, che prima non erano fatti. Noi siamo in fiera, come sempre, con tanti bei veicoli, e grazie a Dio siamo visitati da tanta bella gente che speriamo diventi nostra cliente. Noi ci fermiamo qui, tutto per questa edizione. Naturalmente, prima di salutarvi, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, dove di giorno in giorno potrete vedere tutte le novità legate ai veicoli ricreazionali esposte qui al Salone del Camper. Con questo è veramente tutto, arrivederci al prossimo Camper News.